Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Lupocchio.it. Sicuramente vi ricorderete di Asus Zenfone Max, la bestia di autonomia che abbiamo recensito lo scorso aprile. Bene, qui ora abbiamo tra le mani Zenfone 3 Max, ovvero il suo successore, che non ha più un'autonomia max, infatti la batteria passa da 5000 mAh a 4130 mAh, ma che qui guadagna un migliore design, una migliore maneggevolezza, un minor spessore e un minor peso. Devo dire che mi è piaciuto molto, è un dispositivo molto bello e affidabile, ma ora andiamo a scoprirlo insieme. Asus Zenfone 3 Max ha un design che dà un netto distacco rispetto al passato. Infatti il corpo è unibody in alluminio con un accenno di curvatura del display alle estremità e queste cose donano un certo stile allo smartphone. Al posteriore troviamo la fotocamera da 13 megapixel e al di sotto di essa il sensore di impronte digitali che risulta perfettamente simmetrico all'ottica. Tale sensore è buono ma non ottimo. Lo sblocco è abbastanza veloce ma qualche volta capita di dover ripetere per due volte la lettura prima che si sblocchi. Oltre al semplice sblocco possiamo scegliere delle azioni alternative da fare toccando il sensore di impronte. Possiamo infatti rispondere ad una chiamata o scattare una foto semplicemente toccando il sensore. Oppure potremo avviare la fotocamera facendo un doppio tap su di esso quando il telefono è sbloccato. Per lo sblocco possiamo anche scegliere di attivare il doppio tap, ma secondo me è una funzione ridondante a causa della presenza del sensore di impronte digitali. Sempre al posteriore troviamo l'autoparlante di sistema, che purtroppo è posto in una posizione infelice. Nonostante il volume sia elevato, quando lo appoggiamo da qualche parte il volume cala di molto. Alla resa dei conti, il design di questo smartphone non è nuovo, infatti ricorda qualche altro dispositivo orientale, ma infine è il risultato che conta e qui il design è veramente piacevole, soprattutto rispetto al suo predecessore. Anche per quanto riguarda le dimensioni, è migliore del suo predecessore e grazie anche al peso di soli 148 grammi, che risulta contenuto rispetto alla batteria che si ritrova, è un device che si maneggia molto bene. Per le persone più minute è inoltre presente la classica modalità ad una mano di Asus che è implementata molto bene. Continuando ad esaminare la struttura dello smartphone, nel lato superiore troviamo solamente il jack audio da 3,5 mm. Nel lato sinistro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Entrambi i tasti sono leggermente zigrinati, per cui la sensazione al tatto è veramente piacevole. Nel lato inferiore troviamo la micro USB e il microfono di sistema, mentre nel lato sinistro troviamo il carrellino che ospita o una micro SIM e una micro SD, oppure una micro SIM ed una nano SIM. La memoria interna è da 32 GB, per cui se vi serve la seconda SIM potrete centralmente rinunciare all'espansione di memoria. Il dual SIM viene gestito in modo ottimale, come negli altri smartphone di casa Asus. Per quanto riguarda il lato telefonico, non ho riscontrato nessun tipo di problema, né di ricezione né di audio. L'audio in capsula infatti è molto buono, così come l'autoparlante, a patto però che non poggiamo lo smartphone su una superficie. Nella parte frontale spariscono i classici tasti sulla scocca per lasciare spazio al logo di Asus. I tasti ovviamente sono a display. Il display è da 5,2 pollici con risoluzione HD e 282 ppi e sulla carta potrebbe far storcere un po' il naso, ma in realtà risulta un pannello molto buono. La riproduzione dei colori e gli angoli di visuale risultano molto buoni. L'unico neo da attribuirgli è la poca olfibicità del pannello, che si riempirà di impronte dopo poco tempo che lo stiamo utilizzando. Un altro punto a sfavore riguarda il sensore di luminosità, che ogni tanto non risulta preciso al punto giusto e che ci costringe ad una regolazione manuale. Sicuramente Asus risolverà la cosa con un update futuro, come ha fatto recentemente con un problema al touchscreen. Durante i primi giorni di prova, infatti, capitava molto spesso che quando si cercava di tirar giù la barra delle notifiche, si aprisse la pagina di ricerca, che solitamente è richiamabile con uno swipe verso il basso.
Beh, con un update ricevuto pochi giorni fa, la situazione si è sistemata felicemente. Un punto a favore del display è però l'elevata visibilità sotto la luce diretta del sole. Visto che siamo in tema di aggiornamenti, la Zen UI, che qui ritroviamo nella versione 3.0, avrebbe proprio bisogno di un aggiornamento. Infatti, sebbene le funzionalità e le personalizzazioni siano molteplici, la grafica risulta ormai vecchiotta e uno svecchiamento sarebbe ben visto. Nonostante questo, la Zen UI è personalizzabile fino all'osso. Oltre ai classici temi che permettono di cambiare completamente le vesti delle smartphone, possiamo agire su griglia delle icone, effetti di scorrimento, dimensioni delle icone e via discorrendo. Il livello di personalizzazione è paragonabile ai vari launcher personalizzati che possiamo trovare sul Play Store. Rimanendo a parlare del software, la versione di Android è la 6.0. Le impostazioni sono molto ricche, così come il software che Asus installa di default. Diciamo che non tutti sono utili e una riduzione del quantitativo di app installate sarebbe sicuramente ben visto dagli utenti. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek MT6737 che è un quad core Cortex A53 da 1,3 GHz e garantisce delle buone performance. Durante le attività giornaliere il dispositivo non scalda mai, salvo diventare tiepido sulla mente durante le sessioni di gaming. Anche lato gaming è piacevole, merito della CPU Mali T720, che riesce a garantire una buona esperienza videoludica. A migliorare ulteriormente l'esperienza ci pensa il Game Genie, che mette a disposizione alcune funzionalità interessanti. Durante una sessione di gioco potremo infatti registrare il gameplay con anche la facecam, cercare informazioni riguardo al gioco che stiamo giocando, liberare la RAM e condividere uno screen o il video che abbiamo appena registrato. A completare la dotazione hardware ci pensano 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite microSD. Ed ora arriviamo a quella che dovrebbe essere la caratteristica di punta di questo smartphone, ovvero l'autonomia. La batteria è da 4130 mAh e riesce a garantire una piena giornata di uso intenso. Con un uso più blando sono quasi riuscito a completare 2 giorni. L'autonomia quindi nel complesso è ottima, ma secondo me non si merita l'appellativo Max in quanto non fa i numeri da record che poteva fare il suo predecessore. È possibile inoltre scegliere tra varie modalità di alimentazione, ma non sono necessarie data l'elevata autonomia. Infine parliamo di fotocamera. L'ottica posteriore è da 13 megapixel, mentre quella anteriore è da 5 megapixel. Zenfone 3 Max riesce a regalarsi degli scatti abbastanza buoni, più che sufficienti per la fascia di prezzo in cui ci troviamo. L'interfaccia della fotocamera è la classica di Asus, abbastanza veloce nelle operazioni di scatto e di messa a fuoco e con una buona disposizione dei comandi. Asus Zenfone 3 Max è uscito da poche settimane ad un prezzo di listino di 199€, ma già online si riesce a risparmiare qualcosina. Questo dispositivo non ha un'autonomia pazzesca, ma ha un'autonomia ottima e forse il nome Max potrebbe non essere adatto per lui. D'altro canto, però, è un telefono molto bello, con un design molto carino e una scocca in alluminio. Ha delle prestazioni molto buone per un device di fascia media ed è molto piacevole da utilizzare e molto maneggevole. L'unico appunto potrei farlo sul software, che ormai necessita di uno svecchiamento e di un snellimento. Ma nel complesso questo dispositivo a 199€ è assolutamente consigliato. Bene, per questa recensione è tutto. Come al solito vi invito a dare un'occhiata alla recensione scritta, che potrebbe avere dei dettagli in più che magari mi sono scordato di dire nel video. Lasciate un bel mi piace che aiuta sempre, condividete il video con i vostri amici, lasciate un commento se avete qualche dubbio o perplessità e vi risponderò nel breve tempo possibile e noi ci rivediamo al prossimo video. Bene, è tutto da Marco Gomiero per lupoche.it.